Raffaella Manieri, ti chiedo un tuo parere su questa prima vittoria, sui primi tre punti del Ravenna e su come è stata questa partita. Ma sicuramente non è che avevamo tante scelte, dovevamo cercare di portare a casa questi tre punti visto la nostra partenza, però alla fine noi abbiamo fatto due pareggi e una sconfitta, quindi dai, penso che stiamo continuando su una scia positiva. Poi sicuramente adesso affronteremo tutte squadre di prima fascia, quindi sarà ancora più difficile, ma devo dire che ci stiamo finalmente aggregando meglio e si sta uscendo fuori un po' questa nostra identità che è mancata fino adesso. Ecco, tu mi parli di squadre di prima fascia, c'è da dire che oggi anche il Sassuolo non è che ha dimostrato di essere una squadra, diciamo, arrendevole. Ma sì, sicuramente poi sono gli episodi che determinano la partita. Noi potevamo andare sul 2-0 subito con Pittaccio, e a parte l'1-1 che potevamo fare loro sul mio salvataggio, quindi vedi, sono una serie di episodi che poi determinano la partita. Sicuramente oggi, cioè, l'unico obiettivo era vincere, quindi sicuramente noi l'abbiamo studiata, abbiamo cercato di chiuderli questo gioco dove loro sono forti, comunque, perché sono una squadra che prova sempre a giocare la palla. La loro difficoltà può essere stata sicuramente un campo stretto, loro sono abituati a giocare in un campo largo, e noi siamo state brave però a essere aggressive, e infatti abbiamo fatto gol poi su una riconquista, quindi dai, devo dire che oggi ho visto una reazione. Ecco, parliamo del prossimo turno, arriva una vittoria, la prima in campionato, in vista di una partita tutt'altro che semplice come il Brescia, e una partita che anche per te immagino avrà un valore tutto particolare. Ma sì, beh, il Brescia è totalmente un'altra squadra adesso, quindi ma la mia esperienza a Brescia, a prescindere come è andata, comunque sia, sono rimasto in buoni rapporti con le ragazze, ci sentiamo, quindi sarà bello poter giocare, sicuramente magari far vedere la giocatrice che sono, una cosa che non sono riuscita a far vedere da loro, e poi cercare ovviamente di vincere. Noi cerchiamo di vincere da tutte le parti. Brescia sta dimostrando di essere una squadra attrezzata, è una squadra nuova, ma sicuramente il mister è riuscito a mettere gli ingranaggi giusti, e si vede perché anche oggi hanno vinto 4-2 con la Fiorentina, quindi sarà durissima perché sicuramente è una squadra che lotta per lo scudetto.